Siamo con Alessandro Munari, presidente del BA Film Festival. Alessandro, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione del BAF 2018? Questa edizione nuova del BAF 2018 è un'edizione ricchissima di avvenimenti, ricchissima di eventi. Si comincia con Ligabue, che è il momento clou, diciamo, del festival, con Ligabue che interviene nel suo ruolo di regista, quindi noi siamo abituati naturalmente a vederlo come rocker, come cantante, come compositore di musica, invece in questo caso lo vedremo nel suo ruolo di regista, è il terzo film cui lui tiene molto, è un film che unisce le generazioni, è un film in cui sicuramente si troveranno degli approfondimenti utili a, come si diceva, ad avvicinare le generazioni tra di loro e ad avere delle riflessioni importanti che faremo con Ligabue e con il suo produttore Procacci. Quest'anno il BAF collabora anche con il Festival del Cinema Nuovo, un progetto assolutamente lodevole che noi ci auguriamo e speriamo venga sostenuto anche da tanti altri operatori del settore e non solo. Vuoi raccontarci come mai avete deciso di sostenere questo progetto e in che cosa consiste? Allora, il Festival del Cinema Nuovo è un festival molto interessante che ha alla base, diciamo, della sua attività la proiezione di filmati, soprattutto cortometraggi, interpretati da soggetti disabili a varia natura, a varia tipologia. È un festival che, come il nostro, si mantiene con fatica e quindi tutto l'aiuto che noi possiamo dare lo facciamo molto volentieri. È un festival dove quest'anno verrà presumibilmente, oltre a Colombo, che è uno dei promoter di questo festival, anche Gian Paolo Letta, a parlare del festival stesso, mi sembra il venerdì, quindi il giorno prima della serata di chiusura, quindi l'11 di maggio, e noi pensiamo che sia un progetto estremamente interessante che merita tutta l'attenzione. Sappiamo peraltro che avranno pronto per allora uno spot che è molto carino e interessante che verrà proiettato proprio durante il festival. Il BAF quest'anno giunge alla sua 16ª edizione ed è una realtà sempre più solida e radicata sul territorio. E vuoi raccontarci del sodalizio con Milano e con le tante altre città intorno a Busto Arsizio? Bene, la collaborazione con Milano è già dimostrata dal luogo in cui ci troviamo, l'Anteo, il Palazzo del Cinema, quindi tutto il gruppo dell'Anteo con il quale siamo molto contenti di collaborare e lo faremo anche naturalmente con altre iniziative. Poi Busto Arsizio, il festival si è creato come festival Busto Arsizio, ma che fin dall'inizio ha avuto, se posso dire, l'ambizione di avere quantomeno un ruolo di carattere regionale. È stata immediata la collaborazione con le città più vicine, dalla Castellanza, che praticamente è proprio veramente attaccata a Busto Arsizio, e con il suo bacino di studenti dell'università della LIUC, alle altre città un pochino più rappresentative come Gallarate e Legnano, che hanno peraltro diversi cineforum, quindi hanno un pubblico attento e competente come è quello di Busto Arsizio. La speranza naturalmente è sempre quella di estendere maggiormente il raggio di operatività, cosa che contiamo di fare nei prossimi anni. Grazie mille. Grazie a voi.